sunny. Mi hanno detto che lei aiuta la gente ad ottenere quello che vuole. Diciamo che offro delle possibilità. Voglio essere più bella. Io voglio che mio marito torni a casa. Una notte intera con lei. Io le darò un compito e se lo porterà a termine avrà quello che ha chiesto. Mi dica cosa devo fare. Più una cosa del genere non la farò mai. Ma perché chiedi cose così orrende tu? Perché c'è chi è disposto a farle. Voglio i dettagli. Abbiamo fatto l'amore. Pensi di rinunciare? Ho avuto un'idea. Chi sei tu? Per me lei è una specie di psicologo. Come faccio a sapere che lei non è il diavolo? Non lo può sapere. Dammi un'altra possibilità. Era questa la tua possibilità. Io ho così ammazzato una persona per te. L'hai fatto per te. Ricordatelo sempre. Obbliga tutti quelli che vengono qui a fare del male. No, solo alcuni. Sei un mostro. Diciamo che tu da mangiare ai mostri. C'è qualcosa di terribile in ognuno di noi e chi non è costretto a scoprirlo è molto fortunato. Ciao ragazzi, oggi parliamo di alcuni film italiani che vedremo nel 2018. Parto dal 18 gennaio, data in cui uscirà Il Vegetale, atteso film di Gennaro Nunziante, il regista dei film di Zalone, che questa volta dirigerà Fabio Rovazzi, protagonista di questo film distribuito da Walt Disney Company Italia. Presto vi darò dettagli sulla trama. Il 25 gennaio torna Paolo Virzì con un film drammatico, Ella and John The Laser Seeker, con Helen Mirren e Donald Sutherland, nei panni di una coppia che fugge dalle cure mediche e dai figli. Lui svanito ma forte, lei acciaccata ma lucida, inizieranno un'avventura per le strade americane. Sempre dal 25 gennaio vedremo Made in Italy, terzo film da regista di Ligabue, ispirato all'omonimo concept album uscito nel 2016. Nel cast Stefano Accorsi, Kasia Smutniak e Walter Leonardi, mio amico, grande Walter. Il 14 febbraio uscirà anche il nuovo film di Gabriele Muccino, L'isola che non c'è. Si tratta di una commedia corale con tanti attori, appunto, con Pier Francesco Favino, Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Sabrina Impacciatore, Alessandro Gassman, Massimo Ghini, Carolina Crescentini e tanti altri. Il regista ha dichiarato che sarà il racconto di tante esistenze, di incontri pieni di tensione ed emozioni. Sempre dal 14 febbraio vedremo il nuovo film di Alessandro Genovesi, Matrimonio Italiano, una commedia con Diego Abatantuono e Monica Guerritore. La storia parla di un padre che pensa di essere aperto, Abatantuono, e un figlio che torna a casa insieme al suo futuro sposo, Salvatore Esposito. Matrimonio Italiano sarà probabilmente la commedia più arcobaleno della stagione. Esce anche una nuova commedia di e con Edoardo Leo, che abbiamo visto in Smetto quando voglio e Perfetti sconosciuti. Si chiamerà Basta credere, dal 29 marzo. Vi segnalo anche Benedetta follia, nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone, che sarà affiancato da Ilenia Pastorelli, in un film che racconta il mondo degli appuntamenti al buio, Tinder per intenderci, no? Torna anche Francesca Archibugi con Gli sdraiati, che porta sul grande schermo la storia raccontata da Michele Serra nell'omonimo romanzo. Nel cast Claudio Bisio e Antonia Truppo. Poi, Metti la nonna in freezer sarà una commedia diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe Gistasi, con Fabio De Luigi, Miriam Leone e tanti altri. Protagonisti, il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri è una restauratrice che sbarca al lunario con la pensione di sua nonna, interpretata da Barbara Boucher. Quando la nonna all'improvviso muore, succederà qualcosa. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una nuova commedia irriverente sulle difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi. Torna anche Farzan Ospitek con Napoli velata, un thriller con Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi, ambientato in una Napoli sospesa tra magia e superstizione, follia e razionalità. Un mistero avvolge l'esistenza di Adriana, travolta da un amore improvviso e un delitto violento. Dopo il successo straordinario di Perfetti sconosciuti, Paolo Genovese torna dietro alla macchina da presa con Il primo giorno della mia vita. Ancora non si sa nulla né di trama né di cast, però il regista ha dichiarato che sarà diverso da Perfetti sconosciuti, che era intriso di un cinismo cupo. Questo sarà al contrario molto positivo rispetto al senso della vita. E infine vedremo Loro, il nuovo lavoro di Paolo Sorrentino, un biopic con Tony Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. Un film scritto, oltre che diretto dal premio Oscar, che è veramente atteso con grande curiosità. Però non si sa ancora molto. Presto vi darò nuovi dettagli, quindi per non perderveli vi consiglio di attivare le notifiche cliccando la campanellina che trovate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Valeria.